avanti, ho decisato di poter dare prova con qualche secondo, appunto qualche lunghezza della loro reputazione e dei saluti che vogliono fare. Iniziamo subito. Troviamo l'Andaluso, un bellissimo soggetto che abbiamo qui che ci viene presentato dal nostro primo cavaliere, Daniele Di Gregori, che direttamente da San Giovanni Gemini farsi spazio in mezzo alle battaglie. Quindi la consegna anche per Daniele Di Gregori di questo ricordo offerto dall'associazione Amici del Cavallo. L'equitazione, lo studio e il lavoro di ogni giorno in maniera tale da far incuriosire il pubblico qui presente su quelle che sono le figure dell'alta scuola. Qui c'è una danza, abbiamo visto poco fa un piaffè, adesso ritorna qui da noi, bellissimo trotto con tempi di sospensione, questa è la descrizione, ma soprattutto quando ci si esibisce con le figure di alta scuola, l'obiettivo è quello di raccontare anche l'equilibrio e l'armonia di un cavallo che si esprime attraverso queste figure. Qui in questo caso abbiamo un contesto chiaramente non classico in termini di espressione di alta scuola e di conseguenza è normale che la presenza del pubblico, degli applausi e della musica possa in qualche situazione anche condizionare il cavallo. Ma qui la identità vera e propria fino ad arrivare fino ai giorni nostri. Quindi ringraziamo con un leggero ma intenso applauso il signor Giuseppe Salemi dal Canapriti e soprattutto il vero protagonista, consentitemi, Achille, questo bellissimo frisone. Anche per lui ricordo, andiamo avanti e continuiamo a divertirci. Numero 18. Piano piano, elegantemente, lo vediamo arrivare. E qui quando si racconta l'addestramento, quando si racconta i cavalli spagnoli, ho detto poco fa, più e più volte, che le razze iberiche sono tanto servite a migliorare i cavalli in giro per il mondo. Tant'è vero, che vedendo eseguire queste figure, questa espressione di equitazione, di addestramento, dicevo tant'è vero, che anche nei cavalli americani, anche nei quarter horse, nei pack horse, si trovano le tracce dei cavalli andalusi, oltre che nel puro sangue inglese. Quindi, come dicevo, la storia dell'uomo si collega alla storia dei cavalli, l'evoluzione delle razze lascia la traccia di quello che è stato il passaggio e il dominio dell'uomo, ed è per questo che noi possiamo apprezzare. Quindi attenzione, provo a fare un inchino e ringrazio così il pubblico presente di Vicari con il cartello, bravo, ricevere anche lui il suo premio da parte dell'associazione Amici di Cavallo. Lo ringraziamo e lo salutiamo per accogliere un altro cavaliere che si presenta sulla cavalla che abbiamo adesso per le vie del paese. Quindi quando io vedo dei giovani, il mio desiderio è quello che queste immagini non si perdano, ma continuino sempre di più, soprattutto qui nella nostra Sicilia, ad essere normalità. Grazie quindi a Domenico Pilaino e alla sua frisona Morena. Lui viene da Monte Maggiore Pensito e salutiamo così anche la città di Andaluso e Napoleone. E quanti di voi, se non tutti, avete sentito parlare di Napoleone, ricordate le gesta di questo grande imperatore, di questo grande condottiero che ha scritto le pagine della storia europea. Ce l'abbiamo qui, questo bellissimo andaluso, vedo il sorriso e anche l'emozionante immagine dell'addestramento d'alta scuola e dell'equitazione in generale. Grazie quindi a Pietro Messina e complimenti a lui e come a lui a tutti coloro che fin qui si sono esibiti. Premio consegnato, andiamo con i vostri numeri e riesco a presentarvi. Abbiamo qui direttamente da Mussolini, a questo punto Ravizzone Davide e Ravizzone Giuseppe, giusto? Eccoli qua, sono padre e figlio rispettivamente a
saranno Davide 33 e Giuseppe 34. Come è stato anticipato, vengono da Mussomeli e si presentano con due cavalli di razza spagnola che precisamente si chiamano Lagro Fantasma e May Art, così riportato, 11-15 anni d'età, ed è bello, famiglia Ravizzone che ci rappresenta così il legame familiare e il legame con questi bellissimi soggetti di razza spagnola. Premio consegnato anche per Ariel Ferro, direttamente da Canicattì, e con la scusa salutiamo la città di Canicattì. Si presenta con un'andalusa di 7 anni dal nome Thea. Thea che richiama la bellezza e l'eleganza che solo gli andalusi possono. Aspettate un attimo, quindi dobbiamo, in maniera elegante, si esprime in questa piazza ritagliata nella città di Vicari, che colgo sempre l'occasione di ringraziare e di omaggio. Facciamo sfilare e andare avanti. Andiamo avanti, abbiamo il numero 35, signore e signori, ancora una partecipazione dalle... Cairella, Alessio Cairella, eccolo qua. E qui, amici, vogliamo spendere due paroline per quelli che sono i cavalli più veloci al mondo, il puro sangue inglese. Il puro sangue inglese, insieme all'andaluso e alla razza dei Mustang, è il genitore del Corte Rossi. Il puro sangue inglese sono dei cavalli molto veloci che riescono a liberare una grande energia in maniera aerobica, non sono dotati di grande forza, ma esprimono attraverso la potenza sviluppata perché sono i cavalli più veloci al mondo, i cavalli di Conquistadores. Vedi che siano il pubblico di Vicari. Pronto è l'applauso del presidente dell'associazione Amici dei Cavalieri, che tiene in mano i due ricordi da segnare ai fratelli. Quando si vede una cavallerizza, una bella amazzone, tenere lo sguardo concentrato, la schiena dritta in sella ad un cavallo, ci manca solo una bella musica spagnoleggiante e il piatto è servito. La possiamo ammirare, non si scompone, i capelli lunghi che danzano insieme al binomio, come voler dire che l'armonia è ben servita a tutto il pubblico presente. Arriva qua davanti, si guarda intorno ed alzando il suo cavallo lascia liberare un sorriso che si merita tutto in questa serata. Guardate quanto elegante la nostra bravissima amazzone Noemi Cuccia.
se fossimo in un bellissimo campo sportivo, squadra del pubblico, perché per me il pubblico è giusto che sia, arriva dopo. Prima c'è il suo cavallo, c'è il suo soggetto, perché un bravo cavaliere e una brava mazzo si concentrano sull'amico o l'amica che morta. Giusto esempio, bravissima. E allora questi cavalieri e mazzoli che stanno passando da Calcamo provengono dalla scuderia Calcasci, che fa capo a un certo pazzo, perché vedi poi io parlo prima di controllo, di eleganza, di concentrazione, attenzione, e poi chi mi spunta davanti, Pino Calcasci, è un grande cavaliere che ha girato tanto la Sicilia, che tanto ha fatto impazzire il pubblico. Ci siamo visti diverse volte, ti ritrovo qui, perché la follia è quello che serve. Ringraziamo quindi la nostra Ilari Pranzo, e ringraziamo con lei anche Nino Calcasci, che data dedicata a Santa Rosalia, chi porta il suo nome, tanta benedizione ci sia. Questo è l'augurio che voglio fare, mentre voi le rubate degli scatti, la fotografate, l'ammirate, mentre con grande concentrazione cerca di godersi la sua sfilata, la sua presenza Vicari in questa serata. La musica, tra l'altro, con le note che vengono scandite dalla console, ci richiama ad un'attenta riflessione, soprattutto ad immergerci in un clima di totale emozione e calma. Il silenzio che in questi casi ci vuole è l'unico canale di dialogo. Insieme arriveranno anche qua davanti, dove riceveranno il premio. Le maniere dolci sono quelle che servono per dialogare con un bellissimo cavallo, e la concentrazione del nostro Domenico Calato è quella che lo induce ad arrivare qui e a mostrarsi a noi e al pubblico di Vicari per ricevere il suo ricordo di questa manifestazione. Vi ricordiamo ancora una volta dedicata a Santa Rosalia, la patrona di Palermo, e penso anche qui, giusto, venerata come patrona di Vicari. Ancora un giro per farsi ammirare da tutto il suo pubblico, il pubblico di Vicari e dei paesi limitrofi. Adesso il presidente dell'associazione Amici del Cavallo, Alessandro, benvenuto, con piacere consegna il premio al suo compagno, che fa esplodere un applauso che mostrate in maniera contenuta, avendo capito bene che per il rispetto e la sicurezza di tutti i presenti, ammirare solo con gli occhi e nel vostro cuore con l'applauso questi cavalieri, queste mazzole, è il modo migliore per far godere a tutti e soprattutto a loro una splendida sfilata. Io non posso nascondere la mia emozione, perché ogni qualvolta mi trovo ad incrociare lo sguardo di un cavallo capisco quanto tanto abbiamo da imparare da loro, dal loro cuore, dalla loro anima, dalla loro storia. Quindi l'applauso sempre virtuale che noi regaliamo ancora questo bravissimo cavaliere Diego Massaro, ricevuto il premio, prosegue ancora la sua sfilata e arriva il Venerone, che qui col passo spagnolo si avvicina al pubblico, che merita veramente un applauso per l'educazione e la compostezza che sta mostrando. Voglio farvi i complimenti, cari amici di Vicari, perché come vi avevo chiesto, come tutta l'organizzazione ha richiesto, state rimanendo al vostro posto, facendo sì che il tutto possa svolgersi nella forma più sicura. Danza, Leone, danza, regalando emozione, danza, mostrando il suo cuore, danza, mostrando la sua energia. Da Palermo, sede di Santa Rosalia, vieni qui a Vicari per festeggiare insieme la festa della Santa, che ha regalato prudenze e miracoli, liberando dalla peste e da tante malattie tutti i devoti che a lei si sono rivolti in segno di intercessione nei confronti di Dio. E quando parliamo di Dio, parliamo di celestialità, parliamo dell'emozione, parliamo di quel dialogo con la fede e con l'anima. E quando si chiede il dialogo con l'anima, non si può che andare oltre che nella devozione e nella fede, anche nel segno del dialogo tra le anime, di cavaliere e cavallo. Il passo spagnolo di questa elegante
cavallo Frisone rappresenta bene quella che era l'energia e il prestigio che i generali spagnoli, i generali romani e in ogni luogo, in ogni nome, i generali sappisti nell'equitazione, primo fra tutti il cap, che bisogna sempre portare quando si sale a cavallo. Protetta, sicura, bella e soprattutto elegante in sella ad ispanico, la possiamo veramente applaudire sempre con gli occhi o se no con un leggero, leggerissimo, leggerissimo battito di mani alla nostra piccola amazzone, alla quale auguriamo una vita nel mondo dell'equitazione, edizione, nello studiare l'equitazione da cima a fondo. Andiamo ancora avanti mentre la nostra piccola Rachele si diverte nel guardare i vostri sguardi felici e sorridenti, perché tra poco arriverà un altro soggetto, un altro binomio con il numero 36, quindi da una piccola amazzone passiamo ad una grande amazzone. Ma parlavo di salto ostacoli prima con in sella italiana e salto ostacoli, tutti ben saprete che chi ha innovato le tecniche del salto è un grande cavaliere italiano che ha rivoluzionato anche il modo di montare, Federico Caprilli, il più grande cavaliere che l'equitazione conosca. Le abbiamo viste bravissime gli amici di Pietro Messina e di Selo. Voglio quindi salutare Giuseppe Laffo. Giuseppe Campo, chiedo scusa, a 21 anni si presenta in sella chiara di razza spagnola. 4 anni viene così accompagnato mentre ci mostra la sua carica, la sua energia. Eccolo qui, 10 è il numero che di solito nel mondo del calcio spetta i centravanti. I numeri 10, proprio quelli che si dice che sono cavalli mattino, in generale, anzi cavalli di razza, no? Quando si parla di soggetti veramente splendidi in qualsiasi disciplina si usa dire questo è un cavallo di razza. Quindi il numero 10 che sia un segno di grande augurio per Giuseppe Campo, è un segno di grande augurio per Chiara, che ci mostra tutta la sua carica, la sua potenza e la sua energia. Un'energia che il nostro cavaliere giorno per giorno conosce e apprende sempre di più le modalità per poterla vedere. A volte le lettere scritte a mano non sempre si distinguono chiaramente, per cui mi assumo la responsabilità della lettura. E abbiamo quindi Gaetano Saccone, che applaudiamo con il suo, con la sua signorita danza insieme a noi, e mi verrete forte da dire nel cuore, accompagniamolo al ritmo con le mani, ma ci limitiamo a farlo muovendoci noi. Si danza con la bella equitazione, lo sguardo concentrato, la schiena dritta, l'assetto quello del cavaliere che sempre siamo qui di numero 41 che stanno Saccone, che ho anni, e qui voglio ricordare quello che è il curriculum della nostra Nicoletta Cannizzaro, che ho più volte presentato con piacere all'interno delle manifestazioni, è stata presente nella squadra di uno dei numeri del Gala d'Oro di Fiera Cavalli Verona, è stata presente all'edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo, e oltre alla passione e all'arte dell'equitazione, la nostra Nicoletta ben coltiva la passione per il mondo dei rapaci, con i quali spesso si esibisce, e unitamente all'equitazione, all'arte della falconeria e dei rapaci, mette anche il rischiosissimo lavoro a contatto con il fuoco, creando numeri di grande suggestione, così come è avvenuto nelle occasioni in cui ci siamo ritrovati anche a Malta, nella terra dei Luna, dove un numero con i palchi e col fuoco è stato che sia Bjorn, lo sguardo concentrato, lui che insieme alla cavalla con la quale crea un binomio elegante si propone al pubblico di Vicari per arrivare qui a ricevere. Allora qui lo dobbiamo dire, qui lo dobbiamo dire, ma sono certo che come lui che è un amico del presidente, gli amici degli amici del cavallo sono tanti, e questo è bello che sia così. Il papillon, l'eleganza, il sorriso, lo sguardo, la riunione e l'alta scuola, insomma l'addestramento, l'equitazione, sono tutti gli elementi che nel corso degli anni spero possano sempre accompagnarti in quello che è il tuo lavoro giornaliero con il mondo del cavallo. Lo possiamo apprezzare qui direttamente da Santo Stefano di Quisquilia.
E io chiedo adesso se qui vicino c'è con me Totò Nalcini, l'avevo chiamato prima, un caro partecipante del Cavallo, giustamente, di quanto abbiamo detto, come anche la nostra Mariangela ha sottolineato, il Cavallo è al primo posto e quindi vediamoli danzare, torniamo, emozioniamoci dinanzi a queste danze, dinanzi a questa equitazione. Eccolo qui, quindi, il nostro cavaliere Domenico Congiovanni. Prosegue, il premio è stato consegnato, abbiamo apprezzato la bravura del nostro cavaliere e andiamo avanti. Adesso con il numero 45 lo voglio salutare e ringraziare personalmente, lui è Ignazio Levatino. Buonasera Ignazio, buonasera Ignazio, che riceve il grazie da parte degli amici del cavallo per il prezioso contributo che ha dato. E qui insieme, quindi, lo vedremo tra qualche istante transitare ancora una volta per ricevere il suo premio. Attenzione alla fusiera. E qui c'è una razza degli autoctoni siciliani, puro sangue orientale, che ricordiamo arriva stabilmente in Sicilia, diventando una delle razze di prestigio sul finire dell'Ottocento, quando nella casa del cavallo, nella tenuta di Ammeia, deposito il Regio Stallone, i primi soggetti sono stati conservati e da lì tu in Sicilia che pensa raccontare la passione e l'arte equestre si presenta con questo bellissimo cavallo, come si chiama? Ramon, pura razza spagnola. Ecco, quando si parla di equitazione si dice che potenza e controllo devono camminare di pari passo, questo è quello che accade nelle movenze eleganti del nostro Loreto Scozzari. Cavallo ben curato e l'eleganza che si manifesta qui. Signore e signori, apprezziamolo e possiamo anche fargli un applauso in questo caso, perché questo cavallo è ben rodato, viso e abituato ad essere presente nelle grandi manifestazioni tra cavalli Verona, a Fiera Ammeia, nel cambio di campi di galoppo che vediamo seppur in un piccolissimo spazio, quindi a tempi stretti, molto difficile farlo, però lui ci riesce e ci dà questo assaggio, perché anche se è un'occasione come una sfilata, non è un gran gara equestre, quando si vuole dare un assaggio in grado di colpire, lo si può sempre. Quindi bravo Lorenzo Scozzari, che voglio salutare e ringraziare personalmente, perché nelle tante occasioni in cui ci siamo visti, in cui abbiamo condiviso la presentazione con Mariangela Alagna, abbiamo sempre vissuto grandi emozioni. Vuole salutarci, lo vuole fare con la consueta eleganza, caratterizza con questo bellissimo inchino. Grazie caro Loreto, e il presidente dell'associazione Amici del Cavallo ti consegna ufficialmente il ricordo di questa sera. La Vagheria è la volta sempre di un cavallo spagnolo, il nome Soler, ci viene presentato da Antonino Salamone. Cavalli spagnoli, Giuseppe Salamone. Non è quindi il cavaliere di questo numero, ma è quindi Giuseppe Salamone, ed è qui presente e ci regala tutta l'energia di questo bellissimo soggetto con il quale voglio muovermi insieme in sincronia con la musica. Io faccio sempre un inchino perché, come dicevo prima, l'emozione è tanta e la devozione è tanta, la reverenza nei confronti dei cavalli. C'è il cavallo, un bellissimo frisone di 8 anni, Nick, in passo spagnolo, e Angelica. Come vedete, l'emozione è tanta, tantissima emozione, e tu queste cose almeno me le devi fare. Cara Mariangela, ma scusami tanto, vedo tua figlia che per la prima volta partecipa ad una sfilata, mi sembra ovvio e doveroso consentire di creare un ensemble familiare, perché oltre a te che presenti c'è tuo marito che l'accompagna sempre con grande professionalità, e mi riconduco a quello che era l'immagine che avevamo visto all'inizio, dove un padre e un figlio erano in equitazione. Adesso qui abbiamo una famiglia intera in equitazione. Ebbene, allora ci godiamo questa danza in via Fè. Esatto, cosa? Attenzione, vediamo che c'è anche il papà che piaffa, piano piano, è vero Tonino?
un piaffe di famiglia, lo chiamiamo così, un piaffe di famiglia, e sono certo che il cuore di Tonino Iacono sta andando a 3.000 proprio adesso, a 3.000. Bellissima eleganza, quindi grazie alla nostra giovane amazzone della famiglia Iacona. Ancora qui davanti a voi, le consegniamo il premio sotto gli occhi attenti di mamma e papà e sotto gli occhi meravigliati e felici di una figlia d'arte di una grande famiglia all'insegna dell'equitazione. Se non sbaglio anche il giorno della comunione l'ho vista in sella lì, giusto? Ecco. Quindi un bel ricordo nelle varie circostanze, quelle più importanti, dopo la comunione anche a Vicari, quindi un omaggio che si vuole rendere un pochino, diamo appunto l'opportunità al nostro presidente di potersela godere e di poter così mostrare il frutto del lavoro che insieme al suo caro amico Salvatore Puglisi compie ogni giorno. Ancora un passo spagnolo che abbiamo potuto apprezzare diverse volte stasera, e ricordiamo sempre che il suolo in asfalto chiaramente non offre un appoggio sicuro ai cavalli, per cui è accettabile, è prevedibile e plausibile ogni tanto vedere le difficoltà, ma poi si riprendono sempre perché loro sono eleganti con loro. Signor Presidente, buonasera. Signor Presidente, riceva il suo premio. Mi verrebbe quasi da salutare con la voce di Giuseppe Conte questo inchino che viene fatto nei confronti del pubblico di Vicari. Eccolo qua, elegante, prestigioso questo grande inchino. Uno spettacolo per tutta questa gente. Ma pure rima. Eccoli, anche loro arrivano sempre con l'espressione di quello che è il lavoro prediletto all'interno della scuderia Scozzari, così come di tutte le scuderie che vantano la professionalità e la personalità giusta per fare i grandi spettacoli. Anche qui li vediamo vicini come quando li ho conosciuti nella prima fiera mediterranea del cavallo, insieme attraversano questa via mostrandoci la loro equitazione, mostrandoci la loro passione, mostrandoci quanto amano i cavalli e quanto il loro amore vogliono regalare a voi, cari amici, cari amiche di Vicari. Ancora qualche momento di espressione, questa danza che fanno girando intorno ad un centro virtuale, quasi come un corteggiamento, un inseguimento che si fanno per raggiungere il vertice più assoluto, quello dell'amore. L'equitazione è anche veicolo di narrazione artistica, di narrazione teatrale di Vicari. Quando ci viene raccontato il lavoro che giornalmente i cavalieri e gli appassionati svolgono in sella ai cavalli, è sempre un momento di forte emozione e adrenalina, perché un conto è prepararsi in un campo, un conto è essere presenti in un pubblico, quando poi appunto l'adrenalina lascia spazio, la concentrazione, e si manifesta così il lavoro importante che viene svolto giorno per giorno in addestramento. È uno stallone quindi di monta approvato, per cui sarà disponibile per le stagioni di monta. Potrete rivolgervi alla scuderia Scozzari qualora foste interessati per la riproduzione, che sono pronti a consegnare il premio di partecipazione al nostro Giuseppe Iacona, altro elemento della scuderia Scozzari. Grazie a te Giuseppe, grazie al tuo soggetto. E adesso un altro figlio d'arte che sta per arrivare direttamente ancora una volta dalla scuderia Scozzari, ma da, che vede così realizzarsi il lavoro che svolge. Anche qui un'altra storia di famiglia che si mette in equitazione condividendo i consigli di educazione, perché dietro poi ad un consiglio di vita c'è un consiglio di monta, e quindi unitamente alla crescita nel campo del mondo dei cavalli c'è anche la crescita umana che dicevo prima. Eccolo qui Giuseppe Petruzzella, lo ringraziamo in questo impeto di energia che è appena arrivato, consegnandogli un premio e consentendo così. Ehi, olè, olè, abbiamo visto ancora una volta un'aria alta che ha fatto tremare, vibrare tutti, il tipo di lavoro. Vedete quindi una fisionomia leggera, tipica dei cavalli arabi, e poi chiaramente le attitudini, questa razza molto giovane tra l'altro, la resistenza che è tipica chiaramente del cuore, dei polmoni degli arabi, l'eleganza dei cavalli
andalusi e poi chiaramente queste attitudini che dicevo di una razza molto giovane in fin dei conti che ben si presta per particolari tipi di lavoro. Quindi accompagnato il pubblico riceve il premio e con lui salutiamo la scuderia di Loreto Scozzari che ci regalerà un velocissimo giro, una bellissima sfilata nella quale vogliamo ringraziare tutti insieme gli amici della scuderia di Loreto. Quindi abbiamo Loreto Scozzari, abbiamo Angelica Iacona, poi ancora Giuseppe Salomone, Anna Faucetta, Giuseppe Pitruzzella, Salvo Sfera, Tristel Sfera e poi Giuseppe Iacona, Giuseppe Mancaluso e Gaetano Gelsomino. Questi tutti i cavalieri, queste tutte le amazzoni, questi meravigliosi e la famiglia Scozzari presentata qui a Bigari. Poi ci sono i fuori onda, che chi è? Asia, bene, le salutiamo e li salutiamo tutti insieme. Grazie a tutti Vicari, questo è il messaggio che arriva dalla scuderia Scozzari in toto. Grazie Vicari per le emozioni, per l'affetto regalato. E mentre loro avanzano abbiamo tanti cavalieri, tanti amazzoni e tanti artisti pronti a regalarci ancora emozioni. Ciao Mariangela, ti voglio bene, alla prossima.